Allora, la situazione è tragica. Siamo arrivati in Sardegna, siamo in un villaggio. Il problema qual è? Che non prende internet da nessuna parte. E quando dico che non prende da nessuna parte, intendo veramente da nessuna parte. Parlo di salotto, camera da letto, bagno, giardino, da nessuna parte. In pratica non potevo lavorare. Per esempio, se Zabbia mamma mi scrive una roba a caso, scrivi una roba a caso veloce. Amo, ti amo. Scaccia in via, guardate. Vedete, raga, non prende nulla. Non e anche che qui c'è in connessione. C'è la E, cioè non prende niente. E per questo motivo ho deciso di affittare un'altra casa per appunto andare almeno a lavorare, caricare i file, a fare i video, a fare le storie su Instagram, che però non si è rivelata un'idea geniale. E per questo motivo ho pensato, Sara è obbligata a fare il video dove mi regala la sua carta di credito per 24 ore. E dato che l'avevo fatto anche io, perché vi ricordate quando lei ha utilizzato la mia carta? Un coso e una matita. Ho paura di sapere il totale. 110 euro, com'è possibile? Quindi beh, dobbiamo cambiare casa, facciamolo oggi. Sara, stop. No, aspetta. Ferma, ascolta una cosa. Allora, è arrivato finalmente il momento, il grande momento. Dammi la tua carta di credito. Perché devi darmi i soldi della tua carta di credito? No, allora, partiamo col fatto che tu non mi hai comprato niente. Sei zitta che ti ho 100 quindi, euro. Allora, tu come budget hai 10 euro perché io ho il 10% meno dei tuoi soldi. E non devi comprare niente, te lo dico, eh. Dammi la tua carta una e basta. Una maglietta massima. Dammi la tua una carta, sbrigati. Una maglietta, Sara, no? Non ti preoccupare. Una maglietta. Alla fine non è stata proprio solo una maglietta, eh. Guarda che portafoglio professionale, sbrigati, dai la carta. Allora, aspetta. No, questa è la tua carta d'identità, sbrigati, dai, ok, ok, no, voilà. Stai attendo perché posso veramente diventare povera. Tanto lo sei già, tranquilla. E questa è la carta di credito di Sara. Un avviso a tutte le ragazze, lui è single attualmente, quindi se qualche ragazza vuole fidanzarsi con lui può scrivergli. Il messaggio secondo me è razzista il tuo, perché non hai dato possibilità di esprimersi anche a omosessuale, transgender. Abbiamo trovato un altro posto, facciamo lo speed test. 3, 2, buono, 1. Buono, 1,90, buono. Ah, meglio di prima, direi. Anche perché peggio che non prende è impossibile. E questo era uno dei posti dove prendeva meglio, cioè pensate voi. 3,60. Okay. Speriamo abbiano un wifi, va, scendi. Quanto costa, papà? 5 giorni, 500. No, di più, aspetta, poco di più, aspetta. Beh, dai, pensavo peggio, vi dico la verità. Ma cosa vorrei, ce l'hai sul conto 500 euro? No, ce l'ho, Che poi alla fine si è rivelata una grandissima truffa, ma veramente una grandissima. Massimissima truffa. 524. No, i 24 me li dovete dare voi. I 24. Matti, mi ce li hai tu 24 euro. Ah, 520 euro. Allora, Sara, già il primo giorno, già batto te. Io ho una proposta. Allora, dato che questo hotel non deve stare solo per oggi, io direi che è giusto smezzarcelo. Sì. No, noi paghiamo tutto oggi. No, io pago per oggi. Questo qui dura i prossimi giorni. Io non pago anche le notti degli prossimi giorni. Almeno oggi 120 euro di giornata li paghi te. Soggiorniamo qua vicino. Però era un posto dove non c'è il wifi, quindi stiamo cercando per loro una sistemazione alternativa. Il primo problema forse l'abbiamo mezzo risolto, anche perché non pago io. Basta. Comunque l'appartamento alla fine ve lo farò vedere dopo, perché ora non possiamo fare il check-in. E guarda lato positivo, abbiamo fame, siamo arrivati a un posto dove si mangia e quindi ora offrirà qualcuno. Ma devo offrire solo a te o? Dai, offro a tutti, oggi sono io la... Offri a tutti, Sara, ma tu non hai budget sul conto, mi sa. Dai, mi sembra economico come posto, sulla spiaggia. Pizzetto tosto. Sara, per spendere meno ha portato... Sì, io manco solo queste, ma mi sono per spendere meno. Allora, Sara, grazie di 1, 2, 3 tosta, anche il cibo. Grazie, Sara. Grazie, Sara. Grazie, Sara. Dove mai Sara è l'unica senza niente? Voleva risparmiare almeno su di lei. Mamma, mica non avevi preso nulla anche tu. Gliel'ho dato a lei, l'ho comprato io per lei. Ehi, l'hai comprato tu, tanto chi è che deve pagare tutto alla fine? Oh, grazie. Oh, grazie Sara. Vai, forza, forza. No, devi pagare. Buonasera. Oh, sta pagando lei, incredibile, eh. 29. Cavolo, speravo non andasse. Signore, ha offerto lei, eh. Incredibile, 14 anni e offre da mangiare, assurdo. E tra l'altro abbiamo un'ora e 30 minuti di strada da fare. Soprattutto 30 euro di benzina. Sì, perché il nostro hotel era lontano da tutto, dal mondo. Eravamo un'ora da Olbia, a un'ora da Alghero. Eravamo lontanissimi, dispersi nel nulla. No, allora ragazzi, dobbiamo mettere delle cose qui in chiaro. Io sto pagando a lui, non a tutti voi. Sì, ma noi andiamo per te. No, ragazzi, no, non la pago. Oggi ti faccio spendere massimo 500 euro. Ora noi stiamo cercando di andare ad Olbia, ma c'è un grandissimo problema. Questo, cioè il fatto che siamo nel nulla. Google Maps non funziona perché non prende niente. Visto che non prendeva internet, non andava neanche Google Maps. E quindi noi come facevamo a tornare appunto alla spiaggia? Non si poteva. Siamo stati mezz'ora a girare così intorno da soli come degli idioti a cercare la spiaggia. E comunque non siamo riusciti a trovarla. Alla fine per fortuna siamo andati in un punto a caso dove ha preso, abbiamo visto la strada. Ce la siamo ricordate e siamo andate. C'è un disastro. Guarda, siamo dispersi nel nulla. Ma voi state, ma puoi vivere? Cioè guardate, c'erano praticamente soltanto alberi. Cioè io vorrei trovare un ristorante ora dove andare a mangiare. Non lo trovo, devo fare mezz'ora di macchina, non lo trovo. Cerco di dimenticare le brutte cose.
E dopo un'ora e 40 di macchina siamo arrivati. Pronta sala per spendere altri soldi. Questo dovrebbe essere il centro commerciale più grande di tutta la Sardegna. Dovrebbe essere questo. Ed è arrivato un'altra persona importantissima da Milano fin qui. S.O.S. Ci hanno guardato tutti. Adesso sarà tu devi spendere. Quindi almeno fammi vestire ho bene. Zara. Il budget dell'outfit quanto è dato che spenderai tu? 5 euro. 2000 euro. Guardate che stile, bianco e bianco, nero e nero. Dovresti prendere da lui. Guarda, rosa, rosso le ciabatte. Saldi 70%, sarà fila, ti entriamo. Per fare il budget, sarà per fare un po' di soldi per comprare, cercasi personale. Vai a chiedere dentro. No, a parte le cazzate, qui ci sarà tipo... c'è Bershka, top. C'è Bershka, ma c'è da dire anche una cosa. C'è anche Motivi. Motivi non è nulla male, eh. Primo acquisto, questo qui, una 44. Io le provo. Questi pantaloncini sono proprio da Zanza, da Tamara. Ma che da Zanza, spaccano. Sono da Zanza, secondo te, questi pantaloncini qui? Ma Sara, secondo te non capisci niente. Guarda come sei vestito, non c'è niente abbinato. Guarda, rimorchi sei perché rimorchi tu, soltanto per queste qui. Se vuoi, l'unica cosa che io ti posso comprare è questa. Ma fa schifo, è bruttissima. Quant'è che costa? Quanto costa questa roba qui? 25 euro, che è già fuori budget, però va bene. 25 euro? Ti starebbe veramente bene. Quella cosa si può fare, questo. Allora, dei gusti molto contrastanti. Vai a bere tutto, tanto non pago io. C'è troppa gente nel camerino, c'è troppa fila, quindi ho una soluzione. Sì, ma non puoi cambiarti quello. No, Luca, dai, no, veramente, raga. Io lo conosco. Signora, mi scusi veramente. E visto che i camerini erano veramente pieni, c'era una fila assurda, ho detto non voglio aspettare. Quindi mi sono cambiato lì, maglietta e pantaloni, in mezzo a tutti. Ma Luca, dai, ma non puoi, ci stanno guardando tutti. Ok, sai che non è male, ti stanno bene. Com'è che devi fare, com'è che devi fare? Ci siamo. Fatti vedere, girati. Oh, sai che non sei male. Ma sto bene così? Sinceramente spacco. Sì. Lasci stare la faccia che spacco sempre, prendendo proprio tutto. Ah, tu lavori qui? Sì, quella lì era una commessa che lavorava esattamente in quel posto. Infatti poi ho deciso di evitare di provarmi altri vestiti. Il giorno d'oggi pagano anche le ragazze. Speriamo non vada, Brava, altri 40 euro. Bravo. Dai, con la tua, ti andata bene. Frate, che cappello prendo, sinceramente? Tipo, quello che in testa è bellissimo. Tutto sporco, visto adesso. Uno che si dice alla mia faccia, alla mia corporatura. Rosa. Sai che rosa ha il suo... perfetto con la tua maglia che hai adesso. Brother. Raga, no, a parte le cazzate, rosa ha il suo... Sai che lo prendo rosa? E non scherzo. Costerà 40 euro. 40 euro. Non è tanto per un cappello. Ho paura. No, raga, mi prego, va. Uno, nessuno. Dai. Vabbè, dai, 28. Sono su. Perfetto. E ovviamente per non farci mancare nulla oggi, dato che non pago io, siamo a fare un aperitivo. Tranquillo, tanto pago io. 5 cose. Cos'è che prendi? 5 cose. Lo strette sicuramente notando, dato che pagava Sara. Abbiamo approfittato per fare aperitivo, shopping, cena, pranzi, merende, tutto. E più dure, se spinne, spa, e tu andrai a papà. Ma io non prendo niente. Io non prendo niente ai biscotti di prima. Poi ho preso un panino, un toast che è finito, un altro toast che è finito, un altro toast finito. Lui nulla perché vuole bene a Sara. E Sara ha preso un panino anche lei. Ah, anche matticato un altro. Grazie Sara! Grazie Sara! Ciao! Ti prendo queste e poi abbiamo preso 4 toast, una cosa. Sì, siamo noi. Esatto. 51,50. Brava Sara, 51,50, forza. Sì, 51,50 per dei toast. Diciamo che è un po' tanto, però paga Sara. Ce l'abbiamo. Brava Sara. Grazie Sara. Sara sta finendo il budget. Basta, di quella cosa, quanti soldi hai in questo momento sulla carta? Ma in realtà non voglio vedere. Torniamo a casa. Forza, vogliamo tutti un gelato. No, veramente, basta. Conoscendoti, conoscendo le tue tendenze, probabilmente prenderai unicorn. No, unicorn no. Allora, io ti prendo sorbetto, fragole e pistacchio. Quello che esatto, e sbrigati anche a pagare, che è appena dai, finiamo questo video in bellezza, forza. Guarda, anche il papà mi sembra che lo voglia. Guarda, basta. Mi tirerà unicorn. Tra l'altro, ragazzi, sono qui con l'uomo più muscoloso d'Italia. Ora ve lo faccio vedere. Dai, Gigio! 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 Vorrei dire, ma sono io congelato. Scusami. Brava Sara, brava. Niente, mi è pure caduto il gelato. Guarda, scusami, ma niente. E alla fine ha speso all'incirca 200 euro. Quindi sono stato molto bravo, secondo me.